È davvero molto strano, ma come può essere? A casa non risponde nessuno, ma com'è possibile? Non riesco a capire. È strano, c'è qualcosa che non mi convince. Non so come sarebbe andata a finire, sì, se non fosse vero, stato per lei. Proprio così. Guarda, ora che sta arrivando. Federico. Federico? Oddio, adesso. Sbrigati!
E tu chi sei? La spuma del portrello, la noche stava terminando. Me dijiste vos quien sos de sonre. Non mi hai detto tu chi sei? Io sono io. Permesso? Stai attenta. Ehi, ragazzina, stavi per ammazzarmi. Scusa, scusa. Chi è quella pazza, Federico? Non lo so. O sei tu che mi confondi? Sei così bello, così bello, così bello, così bello. Ma tanto non ti accorgerai mai di una ragazzina come me. Peccato. Ecco. Abbiamo Thomas. Se volete rivederlo, pagate 10.000 pesos. Non sarà poco. Metto uno zero in più. Sì. Tu stai zitto che hai già combinato abbastanza guai. No, 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 no. Se mi porti a casa, Federico mi mette in prigione. Non ti metterà in prigione. Vedi, devono trattarlo proprio male, visto che ha paura che lo mettano in prigione. Senti, se tu mi porti a casa, io dico a Federico che sei la cantante. Come dici, brutto nanetto mafioso? Mi stai forse ricattando? E allora ti torturo con il solletico, ti torturo con il solletico finché non muori. Polizia, non vi muovete. Oddio. State calmi. Ma che succede? Aspetti un momento, le posso spiegare. Io le posso spiegare. Le spiegazioni le darà il commissariato. Thomas! Thomas! Sei qui. Non mi rimproverare. No, non ti rimprovero, stai tranquillo, è tutto finito. È tutto finito. Il bambino sta qui e sta bene, io non gli ho fatto niente. Sei stata tu. La conosce, signore? Sì, certo che la conosco. È venuta da me stamattina, lavoro dal fruttivendolo. Oh, un momento, non posso credere che stia accadendo veramente. Flo, non è possibile. Signora, che c'è? Avete il diritto di rimanere in silenzio e anche non di chiamare un avvocato. Ma che cosa dice? Dico che voi due siete in arresto. Oh, te l'avevo sentito? Non dovete mettere. Perché vogliono arrestarci? Non capisco. Signorina, noi non abbiamo favore, fatto nulla. Ma te lo stai chiedendo? Ti portano dentro per sequestro di minore. Non è vero, è una bugia. Di la verità, Thomas, dillo che hai fatto tutto. Senti. Da solo. Thomas, ti prego, parla, non ti succederà niente. È chiaro, no, che non parla. Lui lo picchia con la catena tutti i giorni. Ma cosa stai dicendo? Io non ho mai picchiato nessuno. Sei un bugiardo, sei un bugiardo e anche un violento. Guarda, guarda qui, guarda qui. Che cos'è? Che cos'è? È una rivista. Una rivista? Non è la rivista con cui è stato composto il messaggio del sequestro? No, io... Eccola qui la prova. Ora portatela via. Non abbiamo fatto nulla. Non abbiamo fatto niente. Ma prendete me. No, Titina, lei non c'entra niente. Zitta, così peggiori le cose. Noi non abbiamo fatto nulla. Tommy, ti prego, devi dire la verità. Tommy, ti prego, parla, di la verità. Signorina, per favore, andiamo. Allora, questi sono i miei amici. Parla! Chucky! Faccia! Nando! E Clara! Che ci fai qui, Flor? Flor? Sì. Come sai il mio nome? Federico? Aspetta, devi dirmi come sai il mio nome. Perché? Chi è questa ragazza? Scusami,
Delfine, non è nessuno, non allora è nessuno. Allora possiamo andarcene? Sì, beh, perché non ho ancora trovato Maya, purtroppo. Ehi? Non ti importa? No, sta succedendo qualcosa qua e tu non vuoi dirmi che succede? Delfine, Delfine. Sono stufa di essere l'ultima ruota del carro. Federico Frecciancciucen, il portafogli! Il portafogli! Nein, Maier. Adesso accendere candela e chiedere a Dio se potere mandare una da cielo. Ti giuro che sono così stufo, Greta, così stufo, che la prima che bussa a quella porta la assumo. Ti do la mia parola, te lo... Vado io. Lei è rimasta senza lavoro e senza casa per colpa mia, quindi devo rimediare in qualche modo. No, non voglio la pietà di nessuno. No, no, vieni qua, ti prego. Ho assolutamente bisogno di una persona come te. È importante, capisci? Te lo chiedo come favore. Fallo per me e per i miei fratelli. Accetti? Dimmi di sì. Dimmi che accetti la mia offerta. Sì, grazie mille, fantastico, non ci posso credere. Che bello, che bello, che bello, che bello. Ma che sta succedendo qui? Che siete qua, ci vuole una mappa qui dentro. Ciao ragazzi! Flor, che ci fai qui? È lei la nuova aiutante. Ma che via! Poi facciamo la lotta con i cuscini. Ma sì, certo, chi vuole giocare? Ti parto io, ti parto. Ora tutti in questa casa finire colazione e tu salutare tutti come si deve. Avrei indossato volentieri quel bracciale questa sera e invece niente. Delfina, basta, cambia argomento. Era solamente per parlare. Potresti dimenticare quel bracciale. Come potrei dimenticarlo, amore? Se chi lo ha rubato è qui, proprio in questa casa. Continui ad accusare del furto Florencia. Non sto affermando che sia stata lei, però mi pare un po' strano, no? Non era mai sparito niente in casa prima che arrivasse lei. Delfina, se non la smetti di parlare di quel bracciale, mi andrà via anche la poca voglia che ho di uscire. No. Sì. No, amore mio, perdono. Va bene, ti prometto che per tutta la serata non ne parlerò più, te lo giuro. Mm. Federico, ora vieni qui. Giuro che non l'ho toccato neanche con un dito. Che cosa hai fatto? Terremota! No, evidentemente questa pianta era un po' depressa e si è suicidata. Ma adesso pulisco tutto. Dai, ti aiuto. Voi non aiutate proprio nessuno. Via, in camera vostra. Deve farlo lei. È pagata per questo. Sì, va bene. Lasciate stare, grazie. Pulisco io. In 5 minuti sarà tutto a posto. Andiamo, amore mio. Nein, che cosa combinare? Tu prendere scopa, figliola. Oh, my God. Oh, che disastro. Sé que todo será igual, no cambiará mañana. El sol volverá a salir, la luna será más blanca, el río será más río, no caerán las montañas. E così era questo il tuo grande segreto, fratellino? Mm.
bene, vediamo se... Che ti succede, Flora? Sei un po' agitata? Chi? Tu. No, è che mi preme sapere com'è, se è troppo freddo, troppo caldo, se va bene. No, va bene, è freddo. Se è buono, se è preparato bene, non so se le piace. Ti ringrazio, è davvero molto buono, non preoccuparti. Bene. È stata una buona idea. Latte e cacao, da tanto non lo bevevo. Bene, mi fa piacere. Mamma ce lo preparava sempre. Le piaceva coccolarci così. Sono convinta di una cosa, sua mamma doveva essere una donna eccezionale. E ha avuto dei figli meravigliosi. Sì, sono meravigliosi. Comunque lei era impressionante. Era una donna straordinaria, oltre che una mamma perfetta. Viveva per i suoi figli. E suo papà? Beh, anche lui. Era molto buono con noi, ma era un po' severo. Aveva un carattere molto forte. Esternava, non lo so, a fatica i suoi sentimenti, già. Adesso ho capito, ecco da chi ha ripreso. Ecco, papà era pilota, tra le altre cose, e la sua passione era volare in elicottero. Sì. Che paura che mi fanno quei cosi, salire su quel tipo di aggeggio. No, 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 Flora, è appassionante, non sai quanto. La cosa più incredibile è quando l'elicottero decolla e inizia a prendere quota. Beh, e in quel momento ti scordi di tutti i tuoi problemi e tutte le negatività restano a terra. È meraviglioso. Mm. Questo succede al mio papà, allora. Tuo papà fa il pilota? No, è marinaio. Più o meno la stessa cosa, no? Sì. Sì, è molto tempo che non lo vedi. Un sacco. Ma io lo capisco. Deve aver colmato con molta acqua la distanza tra il dolore e tutto ciò che è accaduto con la mia mamma. Ma va bene. Ognuno fa quello che può, non è vero? Ma io so che tornerà. Da un momento all'altro ritornerà. Sì. Che cosa c'è? Non mi guardi così, continui a raccontarmi. Degli... Mi racconti di suo padre, come pilotava gli elicotteri, ma anche gli aerei? No, non soltanto elicotteri, ma la cosa più straordinaria di tutte è che quando arrivi fin lassù e vedi il cielo meraviglioso solo per te, immenso, e vedi che le nuvole sono alla portata di mano, allora ti accorgi che quello è il vero potere. Ciò che c'è qui sotto è tutta un'illusione. E tu voli? E voglio dire, lei vola? No. No, io non volo. Ti porto in un posto speciale. Un museo? No. Un ballo in maschera. Incredibile, un programma divertente! Che bello, mio amore, amore mio! Buoni, basta, per favore! Ma come? Vi stavate tanto divertendo e ora volete uscire? Sì, è vero, ma con lei il divertimento finisce subito! Andiamo, Federico! Ma no, neanche per idea! Andremo noi due da soli! Solo noi ma due! Ma dai! No! Va bene, Nanerottolo, vorrà dire che ci dovremmo divertire per conto nostro, andiamo? Sì, andiamo! Sai, sto pensando a una cosa. Cosa? Io non ho un costume per andare alla festa. Non importa, qual è il problema? Neanche io, niente, improvviseremo. No, io non improvviso, Federico. Devo essere divina, unica. Ho già in mente un'idea geniale per dare una bella lezione a quella strega. Quale? Dai, Tito, vieni con me. Non capisco che vuoi fare. Lo capirai, marmocchio. Meno male che non abbiamo restituito la carta di credito. Così possiamo comprare due bei vestiti da principessa. Tu stai dicendo che mi devo vestire da femmina? No, scordatelo. Magari mi vesto da pirata. O da principe. No, da principe no. Tanto non ci andremo. Ah, ma allora lo vedi che sei il solito maschio che non pensa. Le maschere sono per Delfina e Flor. Di qui c'è un errore. Uno di questi pacchi è per questa casa, l'altro invece no. A me hanno detto che entrambi i pacchi erano per questa casa. No. Comunque non si preoccupi, lo deve portare in un posto qui vicino, al passaggio dei Bassi. Allora, deve andare subito lì e chiedere di Florenzia. E sia buono, visto che ci si trova, le consegni questo, sì? D'accordo, va bene. Benissimo.
Ciao. Ciao. Allora, qual è il tuo piano? Io non ci sto capendo niente. Perché tu sei un maschio e non conosci i meccanismi dell'animo femminile. Non fare la sapientina, dimmi che stai combinando o ti strappo le trecce. Guarda, quando Delfina vedrà che è vestita esattamente come Flor, diventerà tutta verde dalla rabbia. Fortissimo! E dato che Flor sarà molto più bella di Delfina, Delfina si trasformerà in cane rabbioso. Aspetta, cosa fai? Perché hai aperto tutto? No, no, ferma! Ah, Thomas, tu non sembri un uomo, sembri uno scimpanzé! Calmati, calmati, non chiamarmi scimpanzé! Non possiamo dare a Delfina un pacco nuovo di zecca e dirle che l'abbiamo trovato giù in cantina. Ha ragione, ogni tanto il cervello è fatto per quello. Sì, però se a lei non piace per niente questo vestito, tu cosa fai? Sentiamo? Tu sì che hai capito tutto, eh? Nessuna donna rifiuterebbe di indossare un vestito così meraviglioso. Neanche quella stregata di Delfina. Che ne sono mio. Che ne sono mio. Ma è possibile? Che ne sono mio. 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 Principito, sabes, siempre te esperé. Come mi sta? Pensavo andassimo in un palazzo, in un hotel, da qualche tuo amico in villa. Amore, per favore, non cominciare. Ci farà bene distrarci un po' e dimenticare tutti i problemi. Sì, ma guardami, sono divina. A saperlo mi mettevo due straccetti e basta. Vuoi che vada a prenderti qualcosa da bere? Sì, veleno. Bene, speriamo che ci sia. Sì, e sbrigati, che non voglio stare sola in questo tugurio. Per fortuna sta andando tutta alla perfezione. Cosa? L'hai scappata bella con Fede. C'è anche Mattias, gli vado incontro. Volgare, come tutta la gentaglia che c'è qui del resto. Ehi, in guardia. Delfina. Ma che piacere averla tra noi a questa festa, principessa. Mi concede un ballo? Sentivo così vicina. Sai una cosa? È come se avvertissi una sensazione speciale. Vado a prenderti qualcosa da bere. Oh, santo cielo, santo cielo! Il mio principe, quanto è bello! E che buon profumo! Ehi! No, non è un sogno! No, Fitina, non sai che cosa è successo e non è un sogno! Il mio principe, ci pensi, è venuto per dichiararsi e mi ha anche dato un bacio. Ma certo, ti ho vista, ballavate insieme abbracciati. Non ci posso credere. Stai attenta,
Stai attenta perché sono molto preoccupata, molto più di quanto puoi immaginare. Non devi preoccuparti, devi essere felice, Titina. Ma non capisci? Finalmente mi sposerò con il mio principe, con l'uomo della mia vita. Flor, te lo chiedo per favore. Resta con i piedi per terra, sii realista. Puoi sognare qualunque cosa, ma non puoi dimenticare che lui ha una ragazza con cui è fidanzato e che presto sposerà. No, Titina, sarebbe dovuto venire con la ragazza, invece è venuto da solo. È un primo segnale. Vuole stare insieme a me. Altrimenti perché sarebbe venuto da solo? Perché si sarebbe dichiarato? Sì, tesoro, ti capisco. Non dire niente, per favore, non dire di no. Godiamoci questo momento magico che ci regala la vita, per favore. Non ci posso credere. Sono l'uomo più felice del mondo. Voglio chiederti scusa per essermi allontanato da te per tanto tempo, ma ora ho capito che tu sei la donna della mia vita, l'unica. E ti amo. Non ho più dubbi, Delfina. Sei la donna della mia vita. Delfina! Delfina! Delfina, amore mio, sei qui. Che ci fai qui? E dove vuoi che sia? Delfina, amore mio, perché mi rispondi così? Come mai sei andata via senza scarpe, amore? Ti potevi fare male. Cosa? Stai bene? Vita mia, io non so perché, ma era tanto tempo che non ti sentivo così vicina. Federico, ma stai scherzando? Pensavo che saresti venuto prima a chiedermi che cosa avessi. Hai ragione, ti prego di scusarmi. Per favore, perdonami, sono rimasto a girare per la festa perché avevo bisogno di pensare un po' a noi due. Voglio che ci sposiamo. Te lo giuro, beh, prima ci dobbiamo fidanzare, certo, ma che non siano più di 15 giorni. Davvero, ora sì, ne sono sicuro. Sei tu la donna della mia vita. E ti amo. Ho imparato la lezione. È inutile che io lo ami con tutto il mio cuore. Lui è innamorato di quella brutta strega acida. Mi manchi tanto, mamma. Ora vorrei tanto che mi raccontassi una favola. Ti ricordi quanto mi piaceva quella di Cenerentola? Sei tu, mamma. Ora lo so che sei l'albero delle luci che ha mandato la mia mamma perché non sia sola. I principi esistono soltanto nelle favole. Io sono una sciocca che confonde la fantasia con la realtà. Ma è
sono solo Cenerentola. Sono Florence Fazzarino. E l'altra non c'è più. Cos'è successo a Federico? Come se avesse sentito quello che ho detto a mia madre. Cos'è successo a Delfina? Perché non ha provato la stessa cosa? È stato diverso. Sembra un altro. Chiedo un applauso per Delfina e per il mio grande amico Federico. Se qualcuno ha qualcosa da dire, che parli ora o taccia per sempre. Oh, mamma, per favore, ti supplico. Fai in modo che loro non si fidanzino. Fai qualcosa, io muoio se lo perdo. Io, Delfina, mi impegno ad amarti per tutta la vita, Federico. E spero che questo giuramento presto sia fatto davanti a Dio. Federico, per favore, non lo fare. Non lo fare, io morirò se ti perdo. Io, Federico. Non posso fidanzarmi con te, Delfina, perché sono innamorato di un'altra. Santo cielo! Ma che ti dico? Sono follemente innamorato di te, Florence. Flor. Sì! Io, Federico, prometto di amarti finché morte non ci separi. E spero di poter mantenere questo giuramento davanti a Dio. Bravo! Bravissimo! Bravo! Un applauso ai nostri ragazzi! Titina l'ha persa per sempre! Per favore, tesoro mio, non piangere, te lo chiedo per favore. Lo sapevo che non si sarebbe accorto di me. Anch'io lo sapevo, perché l'avevo intuito da tanto tempo, tesoro. Però tu hai la testa così dura. No, la testa dura è che a volte mi guarda come se mi amasse, te lo giuro, sulla mia noce. Su, amore mio, per piacere, te lo chiedo per favore, non ti posso vedere così. Io però lo sapevo, lo sapevo che quel ragazzo non è una brava persona, non è per te. E invece è una brava persona, solo che è uno stupido, troppo buono per quella strega. No, non ha l'animo buono, te lo dico io, lo sente il mio cuore. Non dire queste cose di lui. Invece te le dico, perché l'unica cosa che ha saputo fare è stata quella di illuderti. Ti ha illusa e poi con chi si sposa con un'altra, o no? Sì. Un bacio, un bacio. Que todo será igual, no cambiará mañana. El sol volverá a salir, la luna será más blanca, el río será más río, no caerán las montañas. Porque me quedo muda, prendida en tu mirada, porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada, porque no existe nada, ni príncipes ni sueños, porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida. Blanca como en los cuentos de antes.
Parlare con il mio principe e dirgli tutto quello che provo, altrimenti mi scoppia il cuore. Io te vi llorar quando tesoro mirava escondiendo esa lágrima que se te escapaba. Yo te vi tan triste y tan solito. L'amuleto que hubiera dado mi vida. Greta, non hai visto Florencia? In camera sua, volere che io chiama? No, no, no. E questo? Questo è un segno. Devo innamorarmi di Franco e scordarmi di Federico per sempre. Sì, chi è? Florencia, sono io, Federico. Ho bisogno di parlarti. No, adesso non posso. Io ho bisogno di parlarti. Devo farti una domanda, è urgente. Che cosa c'è, Federico? C'è che... Devo farti una domanda importante. Voglio che tu mi dica la verità. Che cosa succede? Così mi spaventa. Tu sei innamorata di Franco? Viene a farmi certe domande. Che cosa le importa se io sono oppure non sono innamorata di Franco? Che domande fa? Sì, ed è una domanda opportuna, perché io so che lui si sta innamorando di te. Non voglio essere un orco che si intromette in una relazione d'amore. È soltanto questo? Sì, no, c'è dell'altro. Beh, allora lo dica, che cosa aspetta? Ascoltami, lui prova dei sentimenti per te. Ora io ti sto chiedendo quello che tu provi per lui. Non è certo il caso di cominciare a... Il problema è un altro, per favore, sia sincero una volta per tutte. La smetta di girare intorno alle cose e affronti la realtà. Affronti la realtà? Cos'è quello? Da dove viene? Niente. Guarda come si è ridotto il vetro. Fermo lì! Non osi tagliare quel ramo, perché le giuro che la trasformo in uno scolapasta! Florencia, per favore, abbassa quel fioretto. No, non l'abbasso invece. Io le avevo chiesto chiaramente di non tagliarlo, ma lei no, perché non mi dà mai ascolto. Capriccioso come sempre, è venuto lo stesso a tagliare l'albero. Florencia, per favore, mi stai innervosendo. Abbassa subito quel fioretto. Non se la prenda con l'albero, tanto non l'abbasso il fioretto, è chiaro? Lei lo sapeva, però, certo. Basta, smettiamo. Certo cosa? Non vorrà abusare di una povera donna, sola e indifesa. Oh, santo cielo.
Non è una cosa da gentile. Basta! Stai zitta, per favore. Io non sono venuto per torturare l'albero. Ah, no! Non giochi con le parole. Torturare, tagliare, è lo stesso. Lei vorrebbe distruggerlo. Non voglio distruggerlo. Voglio tappare quel buco per non farti morire di bronchite. Sì, e allora perché è venuto con quella spada? Fioretto! È un fioretto. E sono venuto a... Cos'è questo? Cos'è questo? Plastica. Plastica. Plastica per tappare quel buco. Ma cos'è? La cosa più semplice è pensare che io sia una bestia. Non... picchi l'albero! Pensare che sono una bestia, che sono uno senza cuore. Questa è la cosa più facile da pensare. Che sono un... un tesoro. Ah, signor Federico, è un amore. Davvero voleva fare tutto questo per me? Ehi, ma come glielo devo chiedere? Non me lo chiedere, basta. È troppo facile pensare male di me. No, ma lei a volte è molto strano. Ah, già, perché tu invece credi di essere normale, pensi questo? D'accordo, fine della discussione, le sto chiedendo perdono. Accetti le mie scuse, le sto chiedendo perdono. Lei ora dovrebbe dire, ti perdono, sei un amore, ti perdono, va sì, tutto va bene. Ma basta così. Allora? Allora cosa? Non mette la plastica? Ha detto che avrebbe sigillato il vetro per non fare entrare il freddo, per non farmi ammalare e morire di bronchite. Ma lo sai che a volte... ti giuro che io ti riempirei di baci. Che lei che? Che lei cosa? Che, ti giuro che... signor Freezer, lei vuole farmi impazzire. Parla lasciando i puntini di sospensione. Non finisce mai la frase. Che cosa vuole? Lo dica che impazzisca. No, e sa perché? Perché sono molto più normale di lei. E io sono pazzo d'amore per te. Mattias, ti chiedo scusa, non ci interromperà più nessuno. Prima la questione di Martin, poi quella di Delfina. Di cosa stavamo parlando? Già, parlavamo della Germania. Allora, non dirmi niente senza prima avermi ascoltato. A me sembra bello avere la necessità di viaggiare, di cambiare aria, ma questo non risolve le cose. È come se io attribuissi la colpa a Florencia del fatto che le cose vanno male con Delfina, invece non c'entra. Lo so, è una perdita di tempo, perché è una relazione finita che non va da nessuna parte, ma non è colpa di Flor. Certo, lei è così... lei è così... così... così come, signor Federico? Cosa ci fai vestita così? Stavo solo provando il vestito. Ma lei voleva dirmi qualcosa? No, no, ti sbagli, non volevo dirlo a te. Volevo dirlo a Mattias. Perché ti fai passare per un'altra persona? Certo, si arrabbi. È più facile arrabbiarsi con me che ammettere quello che prova, non è così, vero? Prenda. Tenga la maschera, così potrà continuare a nascondersi. Ma che cosa prova, mamma? Perché? Perché non ne ha il coraggio? Flora. Mi lasci in pace, signor Federico, me ne andrò. Lascerò tranquillo lei e la sua fidanzata e non mi vedrà più in tutta la sua vita. Sposerà Delfina e becchierete, resterete insieme anche se non mi amate. E noi non ci rivedremo mai più, glielo giuro, mai più. Me ne vado. Morte sogno e tanto sogno, si stas aquí. Mi amor, te pensó tantas veces y ya te reconocí. Mi amor te inventó desde siempre, llegaste aquí. Y así será, juntos por fin. Y así será para los dos. Y así será un gran amor. Y así será. Y así será.
los filos míos existías para mí. No habrá otra, no habrá nadie, estás aquí. Y así será, juntos por fin. Y así será para los dos. Y así será un gran amor. Y así será. Quanti baci. Non dovevo. Eri tu. Nel mio cuore ho sempre saputo che eri tu. Beh, in realtà io non volevo passare per un'altra persona. Forse ti sei confuso con... Meno male che non mi sono confuso, meno male. Sì! Oh, Flor, come ho potuto essere così cieco da negarlo a me stesso per tutto questo tempo? Per papà non si vede quello che non si vuole vedere. Io invece voglio vedere. Voglio vedere, Flor. Voglio vedere sempre. Voglio vedere, voglio vedere. Oh, l'opportunità di essere felice finalmente. Insieme a te. E io insieme a te, signor Freeze. Ti dimostrerò che non sono per niente freddo. Non offenderti, ma ce ne vuole per scongelarti. Voglio che si svegli il mondo intero. Così sveglierà tutta la famiglia. Ah, sì, voglio che la testa mi scoppi. Che non smetta mai di pensare. Il mio cuore non smetta di provare tutto quello che prova per te. Su, rientriamo. Rientriamo, fa troppo freddo e rischi di ammalarti. Andiamo, andiamo. Ma io sono già ammalata d'amore per te. Grazie Matine, grazie infinite per il miracolo che avete fatto. Di niente. Flor, che fai, amore mio? Parli con le piante, sei impazzita. Flor, luce della mia vita, contagiami anche con un solo pizzico della tua follia. Sei sicuro di quello che mi stai chiedendo, Federico? Sicuro che non ti pentirai una volta che sarai impazzito? Oh, mi fa una pena, Franco. Anche a me fa molta pena, ma... Federico. Ma cosa ci posso fare? Io voglio stare con te, voglio che lo sappiano tutti. Hai già parlato con Delfina e con sua madre? No, non ancora. Non ci sono riuscito perché mentre stavo per farlo è intervenuta Greta per un problema coi bambini, ma domani glielo dirò senz'altro. Davvero? Davvero. Glielo dirai? Sì. Ah, Federico. Anche se cadesse il cielo con tutti i pianeti, io glielo dirò, contaci. Anche tu sei meraviglioso. Andiamo a dormire? Andiamo a dormire. Fai sogni d'oro, Flora. Anche tu, amore. Allora sognerò te. Tutta la notte. Ciao, ciao, signor Freeze. Sueños, estás aquí. Mi amor, te pensó tantas veces. Te amo, Federico. Y ya te reconocí. Te amo. Te amo. Mi amor te inventó desde siempre. Llegaste aquí. Chi c'è là? Federico, cosa ci fai a torso nudo come quando sei venuto al mondo? Stai male? Senti male? Che ti succede? Che ti succede? Mi succede che sono pazzo d'amore per te.
Mai in tutta la mia vita sono stato così innamorato di qualcuno. Mai in tutta la mia vita. Aspetta, Federico. Questa è realtà o sto sognando? Mi fai uno dei tuoi urli da pazzo che sai fare solo tu? Così mi rendo conto che è vero. No, non ci posso credere. Nemmeno io ci posso credere. Non preferisci che ti mangi di baci? Hm? Perché ci devono essere tanti ostacoli tra di noi? Perché tutto deve essere sempre così difficile. Ma non cominciare un'altra volta con questo? Che pizza, ma quanti sensi di colpa hai? Vuoi mettere un'altra volta in mezzo Delfina? Un'altra volta con questa storia? No, per favore. Flor non è solo per Delfina. È anche per Franco. Lui è mio fratello. Gli voglio molto bene, è così pieno di vita, così innamorato di te. E io non voglio farlo soffrire. Neanche io voglio farlo soffrire, Federico. Però... Non lo amo, non... Anche se tu non esistessi, non credo che sarei capace di amarlo. Sì, ma ha fatto mille progetti. È molto innamorato e penso che un giorno ci sarà qualcosa tra di voi. Non mi piace mentirgli. Quando torna gli dirò la verità. No, non sei tu che lo devi fare. Devo farlo io, che sono suo fratello maggiore. E io sono la sua amica minore e sono la responsabile di tutte le sue illusioni. E quindi è giusto che glielo dica io. Per favore. Per favore, tesoro mio, dobbiamo discutere anche di questo. Che cosa credi? Che visto che stiamo fluttuando tra le nuvole di cotone non ci sarà più né un sì né un no tra di noi con il carattere insopportabile che hai? È soltanto per questo? Io ho solo questo carattere insopportabile? Ovvio. Ah, sì? Io, se non mi infastidiscono, sono una santa, sono dolcissima e sono calma, calma come l'acqua immobile di uno stagno. L'acqua di uno stagno? Oh, sì, signor Federico. Che bello sarà quando ci tireremo i portaceneri, i piatti, quando voleranno le sedie, quando ci romperemo i timpani con le urla e dopo faremo la pace con tanti bacetti. E come faremo pace? Con i bacetti. Te lo faccio vedere. Lo sai che con tanti pugni e tanti baci mi è venuta fame? Sul serio? Senti, non ti va di mangiare qualcosa? Beh, andiamo in cucina che è sempre piena di cose buone. Andiamo, è molto romantico. Ah, mi vuoi portare come le spose? Ah, mi fai morire, Federico. Federico? Sai che cosa diceva la mia mamma? No, che diceva? Che noi donne in genere conquistiamo gli uomini per la gola. Tu che ne pensi, è vero? Non lo so, tua mamma ne sapeva di più. Sai quello che penso io? Cosa? Che è vero. Tu sei qui da 15 minuti e sei attaccato a me come non mai. Ah, sì? Vuoi che te ne dia una prova? Per esempio, di chi è questo buon dolcetto? Mio. No, tutto più sexy deve essere, per esempio. Di chi è questo buon dolcetto? Mio. È venuto benissimo. E ora te lo do. Mio? No, quello che si promette si mantiene. Sì, sera, juntos por fin. Sono andato a prendere l'invito alla Camera degli Imprenditori per l'evento di oggi. Ti saluta Chavez. Vediamo. Bene, attenzione. Signor ingegnere Federico Frizzantoni. No, ingegnere. Abbiamo il piacere di invitarla a partecipare all'evento in suo onore per essere stato eletto imprenditore dell'anno. Che bello, congratulazioni. Ovviamente estendiamo l'invito alla sua fidanzata, la signorina Saint-Bijan. Florencia. Oh. Che? Scusa. No, scusami, questo è per te. No, devono essersi sbagliati. Florencia e Delfina sono quasi uguali. Foneticamente risultano uguali. È colpa mia, perché quando io ho fornito i dati tu eri ancora con Flor e adesso... Basta, Mattias, non ci serve nessuna spiegazione. No, andate, divertitevi. Delfina, senti... Federico, convincila a venire con te. Fate qualcosa, non vedete come l'ha presa? Io Beh, ma l'invito dice chiaramente... Ragazzi, venite. Delfina... Ragazzi, voglio soltanto chiedervi una cosa. Datemi la mano. Non dovete compatirmi. Scusatemi. Devo piangere. Non so perché lo sto facendo. Io sono stata molto felice. Nella mia breve vita sono stata molto felice. Non ho potuto fare tutto quello che avrei voluto perché mi ha
Sono ancora molto giovane, questo è vero, ma... No, per ma... favore! No, ti prego non parlare del passato, Delfina. Tu hai ancora tutta la vita davanti, sì. Anche se diventerai un po' tonta, mezza rimbambita, non capirai niente, o diventerai una piantina che respira. No. Tu starai con noi. Stai tranquilla, stai tranquilla. Il dottor Wa ti guarirà. Quello che devi fare è avere fiducia. Io non posso avere fiducia, Federico. Io ho perso la forza, ho perso le mie illusioni. No, ho Delfina. Perso anche la volontà, vi ho voluto tanto bene. Mettete le vostre mani qua. Vi ho amato, voglio chiedervi un favore enorme. E fate questo per me. Andate a quella festa insieme, divertitevi. Vi ho voluto bene, vi ho amato, vi amo e vi amerò. E questo come ti sembra? Per andare al capannone, per accompagnare Bata, ma non per una festa elegante, è orribile. E questa? Ah, divina, divina per portare i ragazzi in piazza. Basta, senti, è mezz'ora che continui a criticarmi, sono stanca adesso. Beh, ma che vuoi, tua sorella sta morendo e tu pensi ad un vestito. Però è lei che ci ha chiesto di farci belli e poi io amo Federico e voglio farmi bella per lui. E beh... E beh cosa? E beh che niente. Penso che se fosse giusto quello che stai facendo, le fatine magari ti regalerebbero un vestito come a Cenerentola. Ma le tue niente. Perché devi parlare male delle mie fatine, antipatica? Io non... Le mie fatine saranno un po' sbadate e avranno un modo strano di aiutarmi, ma sono fantastiche. Se parli male di loro, te ne vai. Bene così? Sì, ti tolgo la stampella così camini meglio. Non fare lo spiritoso. Proprio questa sera doveva venire il medico di Delfina. Ma non resta da sola, Delfina, rimane con la madre. Non ti devi preoccupare, dai. Sei bella, sembri uscita da un racconto di fate e principesse. Ah, tesoro, anche tu non scherzi. Sembri un cioccolatino ripieno di crema di latte ricoperto di mandorline, sei bellissimo. No, tu sembri un cioccolatino e ti mangerei con questo vestito. Ah, grazie mille, ti piace sì il mio vestito? Lo sai chi me l'ha mandato? Le mie fatine. La prossima volta che mi arrabbio con loro, ricordami di non sgridarle perché mi coccolano più di Cenerentola, o no? No, tu non sgridi nessuno, tu sei divina, io ti amo così come sei. Che io ti amo. Ma non scongelarti così presto perché abbiamo ancora tutta la serata davanti. Sì, abbiamo tutta la serata. È la tua serata. No, è la tua serata. No, è no, la sì, tua è serata. La tua serata. Io la regalo a te. Perché sei la donna della mia vita e mi rendi un uomo migliore. E io ti amo tanto. No, sono emozionatissima. Mi fai vedere la barca? È questa? No, no, è no, una non entrare qui. No, no, non toccare. Ah, come no, bella no, no, una terrazza d'acqua. No, 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 andiamo via. Il proprietario di questa barca no, è proprio matto. Tra poco saremo sulla terraferma, stai tranquilla. Mi giro la testa, mi giro la testa. No, 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 mi giro non la testa, ce l'hai una non vomitare lì. Mi viene non da vomitare lì. Fai uno sforzo. Dammi una scorella, per favore. Cerca non ce la faccio più. Mi si è abbassata la pressione, lo zucchero, il sangue. Guarda, pensa ad un'altra cosa. Ecco, siamo arrivati. Evviva. Bene. È stato veramente emozionante, incredibile. Queste cose le avevo viste solo nei film. Mi viene in mente il Mediterraneo. Non ci sono mai stata, ma credo che debba essere meraviglioso. Sì, è meraviglioso. Mi faccio salutare il mio pubblico, la mia gente. Tutto il mio pubblico, sì, tutti quanti. Come una principessa, non così, capisci? È eccessivo, non c'è bisogno di fare così. Sono felice. Che cos'era, un ranocchio? No, no, non era niente. Flora, per favore, guarda avanti, sorridi. Bene. Saluta, sorridi. Avanti. Saluta. Come se mi costasse qualcosa sorridere. Sono così contenta. Infatti, ah, grazie! Gli applausi sono per te. Che meraviglia, che meraviglia! È tutto così bello. E sono talmente felice, Federico, che soffoco. Questo è veramente benvenuta troppo. È nel tuo palazzo, forse. Non me lo sarei mai immaginato, mai. Sì, guarda è vero. Che cos'è questo? Buonasera. Che bello. No. Ma cosa succede? Non posso. Non posso, Federico. Flora. Cosa? Non posso camminare. Perché? Mi è rimasta incastrata la scarpa.
pensavo ad un'altra cosa. La fessura. Sì, l'ho vista, l'ho vista. Oh, santo cielo, ti ho rovinato la serata. Scusami, scusami. Sorridi, per favore, sorridi. No, lasciami qui, Federico, che tu vai. Sei perfetta, Flor, fidati di me, sorridi. Flor, guardami negli occhi, Flor. Sorridi. Va tutto bene, saluta. Uno, due, tre. Continua a camminare. E se mi perdo anche l'altra scarpa? Non perderai anche l'altra scarpa. Non ci pensare. Sorridi. Bene. Come una signorina. Come una principessa. Così, brava. Ciao. Vai benissimo. Buonasera. Lo vedi che ci sai fare? Buonasera, buonasera. L'hai notato anche tu, la nuova fidanzata di Federico Fritzenwalden è zoppa. Sì, poverina. Sì. Ho fatto un sogno spaventoso. Spero non ci portino delle crocchette, perché ho sognato che mi riempivo di crocchette di sesamo. Cioè di sesamo e di... come si chiama? Cervello. Stai tranquilla, non ci porteranno crocchette di sesamo e di cervello. Muoio, stai muoio. Prego. Che cos'è questo? Che modi, in un posto così raffinato. Perché ci portano una caraffa? Dobbiamo immergere il bicchiere nella ciotola come se fossimo maiali. Io continuo Flor, a bere la gazzosa, Flor, grazie calmati, mille. Calmati, stai andando bene. Federico, sono talmente stressata che mi sento tutta sudata. Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Vorrei... Cosa? Vorrei morire. Guarda cosa è successo. Cosa? Mi hanno messo un sacco di posate, si sono sbagliati. E questa pinza? Devo chiamare Violetta per sapere che cos'è. Questa è una pinza da parrucchiere, Federico. Stai ferma, non è una pinza da parrucchiere. Ti spiego io a cosa serve appena ci portano quello che ci devono portare. Cosa ci devono... Lumache! Santo cielo, animaletti del cielo che... si trascinano per il mondo. Come possiamo essere così cattivi da mangiare? Capisco, ma adesso basta, eh? Era una vita che non mangiavo lumache. Sono buonissime. Assaggiale, tesoro. Grazie, ma non ho fame, tesoro. Scusa, ma non le mangerò. Sì, capisco. Ti senti bene? E tu? Non riesco, non riesco a non pensare a Sofia. Signore e signori, buonasera e benvenuti. Grazie. Ora è giunto il momento di passare alla ragione per la quale ci troviamo qui, in questa bella, fantastica serata. Stiamo per attribuire il prestigioso premio all'imprenditore dell'anno 2004, al signor Federico Fritzenwalden. A consegnare il premio la sua fidanzata, la signorina Florencia Santigian. Sì, uno, due, tre, sì. Signore e signori imprenditori, prima di tutto buon appetito. Spero sia tutto ottimo, perché ci sono volute in cucina ore e ore per realizzare dei manicaretti che soddisfacessero il palato e vi restassero nel cuore. L'industria nazionale, cari compagni... Anzi, lavoratori? Lasciamo da parte il protocollo e parliamo con il cuore, perché è con questo che ogni imprenditore mi deve ascoltare. Cosa posso dirvi io su Federico, l'imprenditore che tutti voi conoscete? Non riesco neanche a contare le quantità di imprese che possiede, perché è milionario. Non riesco a contarle con le dita delle mani e neanche con quelle dei piedi. E voglio dirvi una cosa molto importante, ed è che dietro quella faccia da freezer antipatico, il freezer nella vita privata, non diteglielo, altrimenti si innervosisce. Guardate come diventa rosso. E lui può anche fare quella faccia da bulldog, da uno cattivo, del tipo che ti verrebbe voglia di dirgli: ma vai, vai, ma che mi importa di te, no? Io più di una volta l'ho mandato a farsi friggere, però in realtà ha un cuore d'oro ed è una persona realmente impressionante. Le vicissitudini della vita lo hanno lasciato con i suoi fratelli sulle spalle. E lui, poverino, si è fatto in quattro, ha dato l'anima, per non dire un'altra cosa, per far sì che i suoi fratelli potessero avere un bel avvenire. E non mi riferisco dal punto di vista economico, perché i soldi vanno e vengono, e a voi che siete qui vengono più che vanno. Sì. Bene, a me piacerebbe parlare dei suoi sentimenti. Sapete perché? Voglio dire a tutti voi che Federico è una persona, sì, come dire, di ferro, ma è anche un amico.
il biscottino più buono del mondo, con molto rispetto per i produttori dei biscottini, sì, insomma, di tutti quelli che sono qui con noi, e anche il... Niente, che sono molto orgogliosa e non riesco a contenere l'emozione nel dire a tutti voi che sto per consegnare questo bellissimo premio, che è un piatto! Ma lo sa quanti siamo in famiglia? Dai, un piatto, ma che sfilacci! Beh, è uguale, prendilo, anche se non serve a niente. Poi è il pensiero quello che conta, no? Un applauso enorme per lui! Fai un bel discorso! Si deve parlare qui dentro. Grazie. Scusate. Grazie per... Grazie. Carino. Per concludere questo incontro, diamo la parola alla signora presidentessa della Camera degli Imprenditori. Ah, mia cara dolcissima, è un vero piacere. Buonasera, sono molto emozionata. Un brivido mi corre lungo la schiena. È tutto meraviglioso. Oh, tesoro, sono così felice. Ti sei guardato intorno, le luci, le decorazioni, gli abiti delle persone. Sembra una favola. Sì, sembra Cenerentola. Ma non è una favola, Flora. È la realtà. No. Non baciarmi, perché sto male, penso a Delfina che è triste, sola, non lo so. È stata lei ad insistere perché non mancassimo. Per questo mi sento in colpa. Ti devo dire, mi preoccupo sempre per lei. Bene, allora fammi un favore, fai così, dimenticati di tutti, di tutto il mondo. Pensa solo a noi due e nient'altro. Sogna con tutte le cose belle che ci accadranno. Io ho sempre sognato che noi due saremmo stati insieme. Sì. Ma non avrei immaginato che sarebbe stato così. Anche per me è un sogno. Un sogno che si è avverato. E questa è la serata più importante della mia vita. No, è ovvio. Sei l'imprenditore dell'anno. Ma non mi riferisco a quello. Mi riferisco ad un'altra cosa. Parlo di te e di me che balliamo in questa sala. Come se non ci fosse nessun altro. Non hai l'impressione che non ci sia nessuno, che siamo soli, Flora? Oh, il mio biscottino, ti mangerei. Tantos años, lo supe cuando te vi. Mi amor, te sueño en tantos sueños, estás aquí. Mi amor, te pensó tantas veces y ya te reconocí. Mi amor, te inventó desde... Pronto, Mattias, sono io. È tutto pronto? Bene, grazie mille. Questo non è un sogno. Sono io, Flora. Oh, Federico, cosa c'è? Vorrei che tu indossassi questo. Cos'è? Dimmi, perché? Perché? Per sposarti con me. Che? Ma
stai scherzando? In che lingua te lo devo dire, Federico? Lo sai che non è possibile, ma tu continui ad insistere. Sì, insisto, perché questa è la cosa giusta per questa. Sai qual è la cosa giusta e non è questa, certamente. Delfina sta male, sta morendo, Federico. Sì, lo so. E manterrò la promessa, Flora. Allora, non capisco perché tutto questo. Fidati. Oh, Federico, mi fai impazzire. Ti sposerai o no con Delfina? Io mi sposerò con Delfina. Però prima, tu ti sposerai con me. È uno scherzo? No. Tu vorresti sposarti con Delfina e con me, con tutte e due? Dimmi, no, com'è possibile? Aspetta solo un momento. Aspetta, per favore. Io ho capito che Delfina è malata e che il suo ultimo desiderio è di sposarsi con sì. me. Bene, bene. Certo, bene. No, no, però non va bene, no. Lei non è la donna che amo. La donna della mia vita sei tu. Allora, farò così. Prima di sposare lei per dovere, vorrei sposarmi con te, per amore. Tu stai dicendo che vorresti essere bigamo? Vai no, via dalla ferma, distanza aspetta. Immediatamente, brutto degenerato che non sai altro. Per favore, non voglio essere bigamo, no. Quello che voglio è che noi ci sposiamo, noi due, da soli, senza nessuna legge. No. Cosa c'è? No. Per favore, questa decisione sarà per tutta la vita, per assicurarci che quando sarà tutto passato potremo essere felici. Perché tanta fretta, Federico? Noi abbiamo tutta la vita davanti per stare insieme. Perché dobbiamo farlo ora facendo soffrire la povera Delfina? No, non mi hai capito. No, invece ho capito. Ricominciamo da capo, aspetta. Io accetterò di passare il più brutto periodo della mia vita sposando la donna che non amo, solo perché lei non soffre quando morirà. Esatto. Ma prima dovrei sposarti con me, capito? Altrimenti non lo farò in nessun modo. Tu mi stai ricattando. Ma dai, su, non essere irragionevole. Non sono irragionevole, o mi sposo prima con te per amore e dopo con lei, o non mi sposerò mai e morirò di tristezza. Dai, Federico, non puoi essere così cattivo, perché lo sai che non posso dirti di no. Sai cosa devi fare? Mettiti quel vestito mentre io ti aspetto fuori. Adesso? Sì, adesso. Che meraviglia delle meraviglie stanno vedendo i miei occhi. Ah, amore mio. No, adesso no, no, Federico, ci possono vedere, sono nervosa. Yassi sera, juntos por fin. Yassi sera, para los dos. Yassi sera, un gran Andiamo. Amor. Yassi sera. Del coraggio! Sei impazzito! Vai di là, corri, stigati! Federico, giochiamo a mosca cieca. È una specie di caccia al tesoro. Appoggiati. Adesso prenderò un palo, appoggiati. Finiremo all'ospedale. Stai attenta, e quella che era iniziata favore, come un'avventura romantica smetti finirà un momento di parlare, come una catastrofe cinese. Io lo so quello che vorresti fare. Stai attento, Federico, che me ne sono accorta, capito? Tu vuoi disfarti di me, vuoi farmi fuori e buttarmi in fondo al mare senza lasciare né tracce e né testimoni. Cosa senti? Che cosa ti sembra?
La marcia funebre? Mi vuoi uccidere? Questo è un crimine! Ma che stai facendo, Federico? No! No, aiuto! Santo cielo, mamma mia, è incredibile, è spettacolare! Non ci posso credere! Ma come hai fatto? Il nostro matrimonio, Flora. Mi permetti un ballo? Non lo so, si deve prenotare, ho un sacco di pretendenti. Va bene, ballerò con lei. In fondo non mi sono mai piaciuti. No. Amore, puoi farmi un favore? Quale? Stringimi, abbracciami. Voglio rendermi conto che questo non è solo un sogno. È la nostra notte da sogno. Però è proprio tutto vero, Flora. Non ci posso credere. C'è solo una cosa. Dimmi. Promettimi che dopo tutto questo manterrai la tua promessa con Delfina. Sì, te lo prometto, ma ti prego, non parliamo di questo stasera. Va bene? Va bene. E di che parliamo? Ta-da-da-da. Prendi anche quell'altra. Anche questo? Ah, tesoro. Adesso io, Federico, prendo la mia bella e dolce floresiente come mia sposa. Grazie per amarla e rispettarla per tutta la mia vita. Io? Che stupida! Riesco sempre a rovinare tutto. Non è un altro niente, poi Flora, se lo prendeva Flora, qualche animale. Niente, che sbadata! Guardi, che sono sempre la solita. Va bene così. Va bene, dai, come se niente fosse. Io, Florencia, prendo te, Federico, come mio sposo. Per amarti e rispettarti. E per sgridarti per tutta l'eternità se ti comporti male. Ecco. Adesso siamo marito e moglie, Flora. Ah! Non ci posso credere, amore mio. Posso baciare la sposa? Guai a te se non lo fai. Aspetta, Flora. Come farò adesso a sposare Delfina? Prendi forza dal nostro amore, Federico. È un grandissimo gesto d'amore quello che stai facendo, quello che farai. E io ti guarderò con ammirazione. Bisogna avere i nervi ben saldi per fare quello che farai. Devi esserne orgoglioso. No, non posso esserne orgoglioso, non so se potrò. Sarà molto dura per me. Ricorda sempre quello che abbiamo vissuto stanotte. Ti aiuterà. Non dimenticare che qualunque cosa succeda e qualunque cosa veda, il mio cuore e la mia anima saranno sempre tuoi. Guardami. Non voglio farti soffrire più. Sarà così, Federico. Sarà un grande amore fino alla fine. Che nessuno mai potrà separare. Un grande amore. Che il cuore sarà così, mio Freezer. Ti amo, Florencia. Ti amo anche io, amore. Mm.
Che cosa ci fai qui? Paloma, che sorpresa! Sono qui per vedere Lorenzo, c'è tuo fratello. Tu stavi cercando di forzare la porta, che cosa stai cercando? No, non è possibile, è Paloma. Ma che cosa c'entra Paloma con Claudio? No, beh, dai, calmati, ti posso spiegare? Cosa mi devi spiegare? Che bisogno hai di spiare le nostre cose? Vattene e nasconditi bene, perché quando lo dirò a mio fratello Lorenzo, le cose si metteranno molto male. Oh, andiamo, non c'è bisogno di farlo. Vai via da qui, vattene subito. Forza, sparisci. Va bene, che caratterino. No, non è possibile. Che significa tutto questo? Paloma. Paloma. Paloma, aspetta, aspetta. Paloma, ascoltami. Paloma, ascoltami. Adesso quel delinquente avrà tutti gli elementi per poterci ricattare. Se Federico mi pianta in asso per l'ennesima volta, ti giuro che l'ammazzo, mamma! Io non capisco. Sei sicuro che Federico verrà? Sì, starà arrivando, rilassati. Pensare a una cosa, mamma. Quando scoprirà che la mia pancia non cresce, Federico mi dirà che non sono mai stata incinta. Quando quel momento arriverà, vorrà dire che avrai un terribile incidente e perderai il bambino. Fatto tesoro. Adesso Flor non potrà più dire che l'eredità di Santigiana appartiene a lei. L'ultima cosa che desidera è sposare Federico. Comunque non importa, perché così potremo prenderci tutto il patrimonio Prinzenwalder. Sono abbastanza pallida da indurre a credere che sto per morire, mamma. Oh, mi spaventi, tesoro. E dopo il matrimonio?
Miracolo! Sono incredibilmente, miracolosamente guarita! No! Niente, non è ancora arrivato. Non è arrivato, Delfina si sta per mangiare tutti i santini della sacrestia. Ma che cosa vuoi che faccia? Eccolo, Federico, ma che hai fatto? Vado ad avvisare che sei arrivato. Come puoi arrivare così tardi? Che ti succede? Vieni qui. Ma come, non lo sai che la sposa deve arrivare prima? No, dopo, e tu prima? No, sei arrivato per ultimo. No, la sposa arriva per prima. Accidenti, perdonami, sono nervosa. Ma chi perdonami? Ora devi chiedere scusa a Delfina, perdonami, non a me. E vai a sposarti, andiamo, coraggio che è tardi. Su, vai. No, Federico. Che avanti. Coraggio, entra! Flora, sarai sempre la donna della mia vita, sempre, sempre. Ricordati che ti devo ammazzare per un simile comportamento. Ora sorridi, che ti stanno guardando tutti. Cara. Riuniti di fronte agli occhi di Dio per celebrare l'unione in matrimonio tra i suoi figli Delfina e Federico. Figli miei, voglio ricordarvi che il matrimonio è indissolubile. Piccoli, ma non male che siete arrivati. Piano, dai. Franco, è con Amelie? Con Amelie. Sì, se n'è andata. Sì, è successo qualcosa a Ramiro, pare che sia scappato. Già, non posso finché credere. Non sarà la morte. Che vada tutto bene. E ora procediamo con i voti. Delfina Santillán Torres Oviedo, vuoi come tuo sposo Federico Fritzenbalden? Sì, lo voglio. Mi puoi baciare? Un momento. Manca la risposta del promesso sposo. Le chiedo scusa. Bene. Sono un po' nervosa. Federico Fritzenbalden, vuoi prendere come tua sposa Delfina Santillán Torres Oviedo? No. No.
Non la voglio. Federico, amore mio, non fare scherzi ora. Mio amore, ti prego, non è proprio il momento. No, io non sto scherzando, non ho intenzione di sposarmi con te. Che dici, stupido? Quello che hai sentito, madrina. Questa donna che finge di essere una dolce fidanzata innamorata non merita l'amore di nessuno. Esigo, ti ordino di chiudere la bocca. E quell'altra donna che è vicino a lei, che per anni mi ha fatto credere di essere come una madre per me, è la persona più vile e disprezzabile che conosca. Che gli succede? Qualcuno gli ha dato una martellata in testa per caso? Questo matrimonio non ci sarà. Io non voglio avere al mio fianco una donna come Delfina Santijane, che è una vipera perfida e velenosa! Federica! Clara! Federica Lamberto! Quella donna che è seduta lì, quella è la donna che amo, quella è la donna con la quale voglio passare il resto della mia vita, con lei! No! Bravo, Federica, sei stato grande! No, torno immediatamente lì. Non ho nessuna intenzione. Basta. Andiamo via. Favore, ti porto lì. Ti porto via. No! Non parliamo più di quelle donne, non ne voglio più sapere. Tu sei pazzo? Come puoi mollare Delfina? No, non è come sembra, non capisci? Non dire poverina, per favore, io non sono un uomo che va in giro a maltrattare nessuna donna. Però ti posso assicurare che Delfina non è malata e non è mai stata incinta, credimi. Cosa? Mi puoi spiegare che succede? Succede che sono felice, che sono libero, solo questo. Io non ci capisco niente, ma che gli prende? È allucinato, non so cosa dice Federico, torna in te. Non sono lucidissimo e non sono mai stato più sano in vita mia. E tu per favore annulla l'atto civile. È impossibile, sono già passate le 24 ore. Allora, divorzio. Beh, a meno che non ti dispiace sposarti con un uomo divorziato, eh? No, mi preoccupa sposarmi con uno squilibrato. Federico, che stai dicendo? Di che no, parli? No, stai tranquilla. E tu annulla l'atto. Mi piacerebbe, ma non ho argomenti, Federico. Tradimenti, frode. Ti serve qualcos'altro? Niente altro, basta. Bene, e avanza, vado. No, aspetta, ho bisogno di un altro favore. Prendimi due biglietti per il mare per stasera a nome di Flora e mio, ok? Sì, stai tranquilla. Dai, vola, per favore. Senti, Federico, io ti amo e mi fido più di te che delle mie fatine. Però, non lo so, sei sicuro di quello che fai? Non sono mai stato più sicuro in tutta la mia vita. Per favore, fidati di me. Ce ne andiamo a fare un viaggio. Partiamo oggi, dimentichiamoci tutto e quando torniamo siamo felici. Per tutta la vita, va bene? Sì? Flora, amore mio, ti aspetto alle 4 all'angolo con l'orologio. Da lì ce ne andiamo all'aeroporto. Io prima devo fare un paio di cose. Questa palla di neve è un regalo che mi ha fatto mia madre. Te la lascio perché tu possa sorridere quando la vedrai, principessina. Ti amo per sempre, il tuo principe. E Federico? Andare a fare commissioni, qui è essere borsa che tu chiedermi. Ah, grazie. E lui lasciare per te questa lettera. E questa Federico? Sfera. Questa sfera di neve. Oh, bellissima. Greta. Florisienta, io essere tanto contenta che t'ha esso in avanti. Essere tutto così felice per te. Felice luna di miele. Grazie, Greta. Grazie.
Andiamo, alzati, andiamo! Andiamo, andiamo! Coraggio! Fermo! Attenzione! No! No! Su, alzati! Andiamo! Alza! Forza, dai! Su, matalo! Alza! Dai, vi! Vamos! Guardalo! Che succede? Che succede? C'è bisogno di un medico! Sta male! Vestito! Ti ho fatto una buona! Ti ho fatto una buona! Per favore! Hanno investito il conte. Sì, immediatamente! Fatti presto! È grave, molto! Ma quella è mia! Dio mio, perché? Lorenzo! Federico è morto, avvisa la famiglia! Franco, stai bene? Perché piangi? Federico! Per favore, stai attento a come glielo dici. Stai attento. No! 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 Federico! Federico! Lo sanno già tutti oramai, tutti. Dove te ne sei andato, amore mio? È troppo per me. Non ce la faccio a sopportarlo. Ho bisogno di te. Ho bisogno di te. Flora, amore mio, non piangere più, non piangere. Flora, mio amore, questo è per te. Sei tu. Sì, amore mio. Sono io. Federico, amore. Sono pazza o tu sei no, qua? Sì, sei un po' pazza, ma io qua. Sono qua, sì, sono qua. Lo sapevo che saresti venuto, lo sentivo che saresti tornato. Hai visto mia madre e i tuoi genitori? No, vi siete visti? Non ancora. Perché non sei tornato prima? Ti voglio dire una cosa. Cosa? Io e i ragazzi stiamo bene. Lo so già. Stiamo bene. Lo so già. E ti volevo chiedere come faccio a sentirti. Non essere così chiacchierone, amore mio. Lasciami parlare, anche se solo per un poco, ok? Un pochissimo, sì. Sì. Parla tu, d'accordo. Va bene, parliamo. Ascolta una cosa. Stai attenta. Ora mi puoi vedere, però non so se potrà accadere ancora. Verrò da te. No. Verrò no, da no, te, no, per vedere. Flor, non lasciarmi. No. Sì. No, Flor, no, ti prego. Tu devi amare. Tu devi continuare ad amare. Sì. Sì? Sì, oltretutto, sempre. Oltre tutte le parole, oltre tutti i momenti che abbiamo vissuto, oltre i corpi, oltre me e te, oltretutto, l'unica cosa che conta, credimi, è questo amore che noi due proviamo. Non lo negare, mai, e non lo perderai. Mai, mai. Flora, credimi, da dove sono ti posso assicurare che la cosa più importante è l'amore. Sì? Sì.
oggi. Mi credi? Mi prenderò cura dei tuoi fratelli. Per favore, sì. È quello che ti volevo chiedere. E loro hanno bisogno che tu stia bene. Sì. Perché io qui sto bene. Loro sì, hanno bisogno di te. Sì, mi farò forte per loro. Non li dovrai abbandonare. No, lo so che non lo farai. Non lo farò lo mai. So che non li abbandonerò. Sì, lo so, ma bada che ci saranno momenti. Sì, sì, arrivo. Ci saranno momenti difficili perché... Sì. Amore, perché te ne sei andato? Perché ti giuro che l'ammazzerei. Flor, su, pensaci. Pensa questo. Il nostro amore è veramente indistruttibile. Quindi prima o poi vincerà. Credimi. Ci sarà un finale felice, io te lo prometto, Flor. Sì. Amore mio grande, ricordatelo sempre. Ci sarà un finale felice. Sì. 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 Ti credo. Finale felice. Ciao. Maya. Ti ho portato un fiore magico dell'albero di mia madre. E le mie scarpe della fortuna. Con la fortuna che ti hanno portato, hai fatto bene a lasciargliele. Stai attenta a non morderti la lingua perché morirai avvelenata, vivela! Oh, chiudi la bocca! Vergognati, rispetta il dolore di una povera vedova. Ah, Federico, che farò ora con tutto l'amore che provo per te? Amore, bugiarda, se tu l'unica cosa che hai fatto è stato mentirmi. Lasciale perdere. Come non sprecare fiato con loro. Poveri bambini, senza fratello grande. Ora basta, Delfina, non esagerare. Ragazzi, vi prego, non siate tristi. Io non sono lì, sono in un posto migliore, sto bene. Per favore, anche voi dovete stare bene. Io mi sono sempre preso cura di voi e lo farò anche ora. Non state male, vi prego. Non state male. Così, ecco, ecco. Così vi voglio vedere. Contenti. Dove sono? Coraggio, svegliati! Dai, che mi si scioglie il gelato! E anche oggi sarà lunga. Dove mi trovo? Dove sono? Che è successo? Sei in cielo! Come? Finalmente ti sei svegliato! E tu chi sei? Come chi sono? Sono un angioletto, non le vedi le mie ali? Dai, alzati, dormiglione, che hai dormito fin aspetta, troppo. Perché dici così? Ho dormito parecchie ore. Ori? Hai dormito 3 mesi. Come 3 mesi? 3 mesi ho dormito? Non è possibile, non è possibile. Non preoccuparti, perché alcuni dormono anni. No. Dipende dalla stanchezza che avevano sulla terra. No, angioletto, tu non capisci. Io non posso stare qui. Non posso perdere tempo a dormire. Devo tornare ad occuparmi della mia famiglia, dei miei fratelli, di Flor, delle streghe. Che fanno le streghe? Allora non va così male. Che vuoi dire? Guarda! Ne vuoi una? Ma non guarda, sai quanto questo. Sono buono! Oh, non è meraviglioso? Che bello! Aspetta, ce ne sono non ancora è possibile, lì? Guarda! No, guarda cosa stanno facendo quelle due! Si danno alla bella vita e io sono qui! Non preoccuparti, perché di sicuro quando arriverà la loro ora, qui non le faranno entrare. Sì, beh, comunque non importa. Io non posso stare qui. Devo tornare sulla terra per occuparmi dei miei fratelli e di Flor. E... Perché mi guardi così? Va bene,
Non ti guardo più. Ciao. No, Angioletto. Angioletto. No, Angioletto, non te ne andare. Dimmi come faccio a tornare. Angioletto, non ti devi offendere, però io ho bisogno che tu mi dica con chi posso parlare del mio caso. Io sono Federico Fritzenwalden, del casato Fritzenwalden di Germania. Aspetta, aspetta, aspetta. Guarda, lì c'è l'ufficio per fare i reclami. Vai e gli dici tutto quello che gli devi dire. Ma... Vengo con te. No, 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 ma allora tu non mi capisci. Io non posso aspettare perché il mio caso è urgente, Angioletto. Tu non capisci. Qui non si fanno favori speciali a nessuno. No, no, però io non posso aspettare. Devo sapere subito come stanno Flora e i miei fratelli. Non è possibile. Questa fila non avanza mai. Quanto tempo dovremo aspettare ancora? Beh, dovrà avere un po' di pazienza, buon uomo. Io è un'eternità che sto aspettando. No, una cosa che non ho mai avuto in vita mia è la pazienza. E ora che è morto, mio caro, è un buon momento per iniziare. Alla fine, il tempo qui non manca. Ci pensi? Gna, 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 gna. Ora vedremo. Aspetti, signore. Lei deve tornare in fila con gli altri. No, Angioletto, tu non capisci. Io voglio parlare con il capo supremo subito. Ehi, capo. Ho bisogno di parlarle urgentemente. Che cos'è quella faccia? Brutte notizie. Abbiamo perso contro Delfina. Cosa? Cosa? Sì. Non c'erano prove solide e il giudice si è pronunciato a suo favore. Legalmente è a posto. Io non ci posso credere. Beh, dai, non ragazzi, possibile. Non è poi così grave. Lei vuole i soldi e basta. Glieli diamo e staremo Flora bene. Flora ha ragione. Chi si prende i soldi e che non torni più, non la vogliamo più, certo, basta. Certo. Dubito che voglia solo quelli. Che vuoi dire? Delfina non è solo l'erede universale di Federico, ma la responsabile di tutto. Di tutto. Ma che significa, scusa? Non capisco. Voi minori eravate a carico di Federico. Alla sua morte la tutela passa automaticamente a Delfina. È uno scherzo. Oh, santo cielo. Non ci posso credere, non è possibile. Che problema c'è? Quelle due sono in Europa a sperperare i soldi. Perché dovrebbero tornare qua? Ti dico una cosa, quelle non tornano più. Che cosa fate qua? Siamo tornate. Il mio avvocato mi ha detto che abbiamo vinto la causa e quindi eccoci qua. Allora prendi i tuoi soldi e sparite da casa mia. No, Franchino, non hai capito. Noi siamo tornate qua per farci carico di quello che è nostro. Questa casa, i beni, la fortuna e anche tutti voi. Siete miei, totalmente e assolutamente miei. Quindi a partire da ora le cose cambieranno in questa famiglia. Specialmente per te, Flor. Oh,
sei nelle mie mani, assassino. Mi sei mancato tantissimo, tesoro. Io non so tesoro. Più cosa fare, sono disperato. Non ti preoccupare, si risolverà tutto. Aiutami. Devi stare tranquillo, hai capito? Stia attenta, signora. Mi hai tradito ancora? Maledetta squadrina! Ma questa volta io ti ammazzo! E lasciami! Lascialo, Max! Ti ho detto di lasciarlo! Ma sei impazzito! Max! Non posso vedere una donna piangere. Tieni, Laura. Assassino! Non scappare! Ho preso una decisione. Caro il mio Fritzenchungchen. E allora tornerai? Ah, sì! Bene! Sì. E quindi ora che bello. Cosa? Sì, in un altro corpo. Tornerai in un altro corpo. D'accordo, d'accordo. E nel corpo di chi? Lo conosco? Chi? Non so se lo conosci, ma è lui. Signor Fincenciuncen, sembra che sia poco, che non sia un corpo di qualità. Per lui ci vuole un atleta. Dici un po', ti piacerebbe più biondo, più alto, più muscoloso? Dimmi! Non ci posso credere, non ci posso credere. Dovresti saltare di nuvola in nuvola, ringraziando per lo straordinario favore che ti sto facendo. No, è che... No, io sì, la ringrazio. Io veramente la ringrazio molto. Quello che io... Quello che invece mi stavo chiedendo è... Perché devo entrare proprio nel corpo di quello lì? Io mio! Ma non ti rendi conto che questo tizio ha il coraggio che tu non hai mai avuto? Ha solo un problema, non sa amare. E questa sarà la tua missione, insegnargli ad amare. Che belle parole, veramente belle. Bravo, bravo! No. Grazie, un momento, grazie. Per favore, un momento, vi prego, non è possibile, no? La mia unica missione è salvare la mia famiglia. Non posso andare a risvegliare cuori di pietra, io... Per favore, per favore. Con lui potrai salvare tutti. E poi sai cosa, c'è solo quello, se non ti piace. Ragazzi, passiamo al numero 25. Aspetta, no. Aspetta, senti, scusate. Se fossi in te, io accetterei, amico. Perché una volta che il tuo soffio entra in quel corpo, né quel corpo né tu vi ricorderete di tutto questo, capisci? Come non ricorderò? Non certo, ricorderai. Te lo spiego io. Perché ogni volta che io mando uno spirito nel corpo di un altro per tornare sulla Terra, gli cancello tutto, perché sennò crea gravi problemi psicologici nel corpo ospitante. Hai capito, caro? Questo tizio non capisce. Sì, non capisce niente. Io ho capito, ma permettetemi di spiegarvi una cosa. Se lei mi toglie la memoria e io torno, come posso fare per aiutare i miei fratelli contro Delfina? Come dico a Flor che sono tornato? Ha ragione. Sì, è vero che il ragazzo... Quando ha ragione, ha ragione. Io credo ha ragione. Che... Mi scusi se mi intrometto nel suo lavoro, ma dovrebbe perfezionare un po' la cosa, non le sembra? Sì, vediamo, fatemi pensare. Datemi due minuti. Due minuti. Puoi tacere che sto pensando? Torno subito. Scusate... Che stanno facendo lì? Beh, voi lo definireste farsi giustizia con le proprie mani. Stanno catturando il tizio che ti ha investito con la macchina. Giustizia divina. Sì, è così. Che sta facendo, generale? Parlo con conigliette di Playboy, Nevechka. Cosa pensi che stia facendo? Sto parlando con polizia. No. Commissariato, agente, mandare pattuglia, per favore. L'incidente è stato che tu abbia ucciso quella persona al mio posto. Questo è stato l'incidente. Visto che per voi, poveri esseri imperfetti, è molto difficile muoversi senza memoria né ricordi, ho deciso che occuperai questo corpo come Federico Fincenchonchen ed entrambi ne sarete coscienti per poter formare una buona squadra. È chiaro? Sì, insomma, lui sarà al corrente che ci sono anch'io. Sì, per un pochino. Sì, ma è come la favola di Cenerentola. Quando sarà mezzanotte, il tuo spirito tornerà in cielo e lui si dimenticherà completamente di tutto l'accaduto. È chiaro? Va bene. Andiamo. Sì. Bene. Forza, spingete. Insomma, io ho tempo fino a mezzanotte. No, tu hai solamente 2 ore. Risolvi i tuoi problemini e voglio che ritorni qui in cielo come un angioletto obbediente, è chiaro? Ma come 2 ore? Che ci faccio in 2 ore? O questo o in coda per l'eternità, scegli. No, va bene, non si arrabbi, va bene. Non mi arrabbio. Senti, al tuo posto mi sbrigherei perché il tuo tempo comincia... Adesso. Ce la farà? Metti dentro le gambe, ho detto! No! Aiuto! Fermo! Omicida! Ma che succede? Mi lasci, per favore! Che cosa sta facendo?
Fermi, fermi! Che sta succedendo qui? Prendilo, no, fermalo, fermalo! Non lasciatemi stare! Aiutami! Conte, mon amour! Aiuta! Signor Conte! Portalo via! Riesci, signor Conte! Si svegli, si svegli! Florencia, Florencia, aspettami che arrivo, amore mio! Fate piano! Che succede, signore? Cosa c'è? Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Non ti spaventare, non aver paura, Maximo. Sì, ma chi ha paura, Lorenzo? Io non ho paura, non ho paura. Ma non ho parlato, signore. Ascoltami, Maximo, senti. Prendi aria e calmati. Non ti accadrà niente di male, fidati di me. Da quando mi dai del tuo, Evaristo? Come? Io non le ho dato del tuo, signora. Di che sta parlando? Che le prende? È sotto shock. È uno shock emozionale. Ambulanza! No, sì. No! No, sì. No. Sì, sì, sì. Portami via di qui, portami via. Sì, Ivan, voglio andare. Le preparo un bagno, signore, con i sali, perché possa riposarsi. È stata una giornata molto pesante, no? Qui dentro, no, pieno di porcherie, non glielo consiglio. Le apro, sì. Si sieda, si riposi. Riposi, signore, si riposi. Va dentro, signore, lasci la portiera, così, via. Evaristo, mi potrebbe aiutare, per favore? Vado ad aiutare cioè il suo segretario, e torno, signore. Evaristo! Sì, eccomi. Piano! C'è un peso generale! È proprio una cosa! Salve! Salve! Evaristo! No, Evaristo! Tranquillo, non ti accadrà niente, fidati di me, tranquillo! Evaristo! Sento delle voci, Evaristo! Portami alla tenuta, subito! No, alla tenuta no, a casa mia, per favore! La bocca! Signore, l'unica cosa che atterrà, se continua così, è finire in manicomio o dal parrucchiere! No! Sto bene! Bien, stia tranquillo, si riposi. Vado a dare le ultime indicazioni alla polizia e torno. Ça va? La polizia? Sì. Ça va? C'è qualcuno? C'è qualcuno? No? Nessuno? Sarà stato uno sbaglio. Solo uno sbaglio. Calma, se smetti di gridare come una gallina, ti tolgo la mano dalla bocca e ti spiego perché sono qui e perché mi senti. Ma che cosa mi vuoi spiegare se tu sei morto? Sì, sono morto, ma sono tornato perché mi serve il tuo corpo per fare un paio di cose rimaste in sospeso. Non mi importa niente di quello che ti serve. Per favore, Maximo, io ti ho spinto per salvarti la vita, mi devi un favore. Non mi... Va bene. Uno, non di più. Uno solo e basta. Uno solo e basta. Andiamo a casa mia e sbrigati. Beh, però, così vestito non posso andare da nessuna parte. Va bene. Andiamo prima a casa tua e ti cambi. Ma dopo rapidamente andiamo da me, perché mi restano 2 ore e basta. Va bene. 2 ore? Che 2 ore? Cosa vuol dire? No! Che fai? Va bene, ti seguo. No, non tirare così, va bene. Ti seguo. Basta. Tu non puoi obbligarmi a fare una cosa simile. Io non sono un ladro che si introduce nelle case altrui. No, non è una casa altrui, è la mia casa. Dove sei cacciata, Flora? Non lo so. Ce ne possiamo andare adesso? No, prima dobbiamo fare un'altra cosa. Dai, sbrigati. Aspetta, andiamo. Tutto questo vi sembrerà una follia impossibile. E non so come continuerà questa storia quando voi vedrete questo video, però quello che sta succedendo adesso è vero, è un miracolo. Non avete ragione di stare male. Mi occuperò di voi e vi proteggerò dovunque voi siete. E una parte del mio spirito, un soffio divino, secondo lui, resterà in Maximo. Questa
È la tua noce, Flora. La stessa noce che ti diede la tua mamma per scacciare tutte le tue paure e proteggerti da tutti i mali. Devi credere, Flora. Devi credere che il nostro amore non morirà mai. Deve risvegliare il cuore assopito di Massimo. Perché è scritto che tu sarai felice. Per favore, cercami nei suoi occhi. E quando lo farai, io ti prometto che troverai i miei. Accettalo, Flora. Saprai sempre dove trovarmi. Il principe delle tue favole. Ti sei emozionato? Che dici, sei pazzo? Figurati se mi emoziono. Che altro? Ora dobbiamo lasciare il video in un posto in cui Florenza possa trovarlo e mentre lei torna noi sbrighiamo un'altra bella pratica. Ma sei impazzito? Sei tornato sulla Terra solo per sbrigare pratiche? Piano, che non sono un fantasma. No, hai ragione, ti chiedo mille scuse, ma è una questione di abitudini, sai. Non mi piace affatto tutto questo. Per favore, smettila di lamentarti, Massimo, e non perdiamo altro tempo. Metti la busta sul letto, su quello. Quale? Quello con il piumino giallo. Ecco, quello lì, lì. Qualcos'altro, Sua Altezza? Sì, adesso noi andiamo nello studio a scrivere una cosa. Io, Federico Fritzenwalden, dichiaro di mio proprio pugno e in pieno possesso delle mie facoltà mentali che se mi succedesse qualcosa affido il compito di tutore universale dei miei fratelli a... E ora in questo spazio bianco mettiamo il tuo nome. Cosa? No, 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 questo io no, 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 non posso, non posso. Perché no? Perché no, perché io ho già la mia vita organizzata e la mia vita è lontana dai bambini e dalla famiglia. Beh, lascia fare a me, lascia fare a me, vieni. No, questa non è la mia grafia. No, è la mia. Adesso io firmo qui e tu firmi a fianco, Massimo. Io non posso, non ti rendi conto che non posso? Non posso occuparmi neanche di me stesso e vuoi che mi occupi della tua famiglia? Massimo, allora ti devo obbligare. No, stammi a sentire. Questo è impossibile, io faccio qualunque cosa, seduto. Ma questo no. Seduto! Vieni qui, vieni a firmare qui. Prendi la penna. Prendila! Ora firma. No. Firma! Federico! Firma! Benissimo. Perché questo passo stanco? Dai, forza, cammina! Entra! Vai! Ciao, Violetta. Ciao, amore mio, come stai? Sta benissimo. Bene? Pulisci, dai! Che? Scusate, è tutto pulito e ordinato, quindi non c'è niente da fare qua a casa. Hai sentito? Ho sentito. Quindi è tutto pulito? Vediamo! Uffa. No! Adesso? Oh, no! Adesso? No, si fermi! Adesso no, è ancora pulito? No, ferma, pazza! No, basta! Ha perso il controllo! Ferma! Il mio ragazzo di parrucchiere! No! Quello no, ti prego! No! La spazzatura no! Adesso? È pulito ora? Hai pazzita? È pulito! Florence è diventata pazza! Che peccato! Adesso è tutto sporco! Pulisci, Flor! Ah, sì? Vuole che pulisca? Ah! No! Ecco qua, ecco qua! Tu volevi che pulissi? Pulisco! Schiuma! Schiuma! Siete inerti! Questa che facciamo? È Florenzia! Per tutte le cattiverie che mi hai fatto, distruggerò Florenzia! Ah sì? Mi vuoi distruggere? Mi stai bagnando? Rega, basta! Oh, scusami! Florenzia! Basta, basta! No! No, 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 no! Aiuto!
Dai, andiamo, andiamo, andiamo. Va bene, andiamo. Va bene. Sbrigati, sbrigati, andiamo. Forza, Conte, dai. Dai, fa. Dai, che ce la fa, dai. Vai. Ti dico che ce la fa. Dai, invece ce la fa. Ce la fa. Scommettiamo, dai. Ehi, la volete smettere? Questo è il cielo, non è l'ippodromo. Come vi permettete di scommettere? Beh, ma se uno scommette ma non dei soldi, non è peccato. Esatto, è così. Dai, che ce la fai. Sicuri? Ma sei stato lei a scriverlo. Vai, vai. No, aspetta, lascia che lo conosco, questo Lorenzo, chiama i pompieri. Ma che pompieri, dottore? Ci ammazzerebbero. Risolvo tutto io ma in un minuto. Ma come vai a risolvere tu? Non sai neanche come funziona. Chiesa, fermati. Smettila che mi stai inondando. Qualcuno mi aiuti. Ci concedono il quartiere. Violetta, ferma. Andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Per favore, non aggrapparti ai muri, che stanno per scadere le due ore. Aspetta, aspetta, aspetta. Non ne posso più, non ce la faccio. Ci fermiamo a riposare. No, che riposare, che riposare. Dobbiamo comprare i fiori per Florenzia. Andiamo. E dove andiamo? Fai mezzo giro. Avanti, a destra. No, no, sinistra, sinistra. Sinistra, avanti. Aspetta, dobbiamo cercare di ricostruire la leva. Ma che succede? No, che succede? Ragazzi, tutto bene, andate. Ti aiutiamo. No, no, di mezzo. Tutto bene, sul serio, tutto sotto controllo. Qual è il problema? Premi questo, ti dico. Fingi che vada tutto bene. Andiamo, 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 che siamo quasi arrivati. Forza, 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 forza. Che cos'è? Sto morendo io. Tranquilli, tranquilli, tranquilli. Non ce la faccio più. Non morire, che per questo ci sono già io, per favore. Massimo, 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 stammi a sentire. Guarda la tua sinistra, guarda la tua sinistra, lì. La bicicletta, la bicicletta. Che vuoi? Prendila, devo prendila, rubare. Prendila. Prendila, che non stanno guardando in questo momento. Dai, 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 dai. Sì, va bene. Sbrigati, va bene. Per favore, che non ce la facciamo. Sbrigati, dai. Avanti, campione. Uno, due, forza. Avanti. Vado. Forza. Così, bene, grande. Bravo, bravo. Basta, basta, smettetela. Come potete fare festa? Sta rubando, non possiamo festeggiare questa cosa. Oh, beh, per una causa giusta, certo. Poi la renderà. Sì, certo, giusto. Ma se è così. Andiamo, 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 andiamo. Corri, corri, Massimo, forza! Forza! Che cosa c'è? Perché ti fermi? Si è bucata questa bicicletta schifosa, non serve come più. Si è bucata? Come si è bucata la... No! Sì, corriamo. Come corriamo? Andiamo. Corriamo, Massimo. Faccio più, corriamo, dai, avanti, non ce la faccio forza! Più. Andiamo! Uno, due, tre, forza, corri, corri, corri! Hey. Fingiamo che vada tutto bene, hey. Va tutto Flo. Bene, non è Flo. Successo niente. Fammi provare, vediamo. Attaccare questa leva. Che sta succedendo qua? Niente, 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 c'è un bel po' di schiuma, ma va tutto bene. Ma guarda, che hai rotto la leva, ci l'hai rotta io, l'hai rotta tu. Andiamo, 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 sbrigati. Forza, Massimo. Ce la puoi fare, Massimo. Andiamo, forza, forza, forza. Dai, cavallo, dai. Vola, cavallo. Dai. Sì. Bravo. Corri, 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 avanti, corri. No, Violetta, ci ammazzeranno, non ci posso credere. Forza, Massimo, avanti, 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 avanti. Tranquilli, tranquilli. Chiamate i pompieri, pompieri, pompieri volontari. Forza, Massimo, forza che arriviamo, avanti, 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 avanti. Forse non se ne va. Possiamo. Sì. No, possiamo Florenzia. Provare. Dammi retta. No, proviamo a telefonare. Chiamiamo i pompieri. Respiro. Lungo, respiro. Se ne sta andando. Mi sembra che stia diminuendo. La schiuma sta diminuendo, Violetta. Hai sentito quello che ti ho detto? Sul serio, è vero. Aiuto, aiutateci. Aiuto, per favore. Aiuto. Qualcuno ci venga a salvare. E questa schiuma? Via si sfera. Flor! 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 No,
No, ancora no. Ce l'ho quasi fatta, un altro secondo. Flor! Un altro secondo, per favore. Dio, te lo chiedo, per favore. Flor, sei lì? Flor, arrivo. Flor! E la spuma che incontri la notte stava terminando. Me dijiste vos quién sos.